Un po' di persone in questo periodo mi stanno mandando dei messaggi chiedendomi dell'Atom, della Presonus, cioè questo, perché probabilmente lo vogliono comprare, forse perché è Natale, o forse perché in effetti hanno visto tutte queste funzioni che ha in questo controller così contenuto. E poi tra l'altro in effetti ha anche dei pad con una gran bella dinamica, secondo me tra i migliori che ci sono lì fuori. Non parlo tanto di sensibilità, ma proprio di dinamica, del fatto di poter dosare le dinamiche sui pad, quindi dal piano al forte. Se siete per esempio abituati a battere sul tavolo con le mani, o magari avete già la conoscenza del peso, sapete come funziona il peso sulle dita, qui funziona abbastanza bene. Solo che ha un piccolo problema, e cioè che quando lo attacchiamo, adesso lo attacchiamo, come vedete qui c'è un LED verde e tutti i pad sono blu, ma quando attiviamo Studio One della Presonus, ve lo faccio vedere, come vedete invece adesso il LED è diventato blu, i pad si sono spenti e questi tastini qui attorno si sono attivati in una maniera particolare, il che sta a significare che è configurato perfettamente con Studio One e che adesso ci possiamo fare un sacco di cose con questo pad, non solo semplicemente suonare delle batterie, ma possiamo anche programmare lo step sequencer, per esempio, possiamo aprire il plugin, cambiare i presets, eccetera, eccetera. Anche i colori dei pad cambiano in continuazione dipendentemente da quello che abbiamo sotto. Ma questo se usiamo Studio One della Presonus, oppure al limite Ableton Live. Perché invece se come me lo vorreste usare ad esempio su Cubase o anche su altri software tipo Logic o tipo Reaper, FL Studio eccetera eccetera, questo LED rimane verde, il che sta a significare che lo possiamo usare solo per suonare le batterie con tutti e 8 i banchi, perché ha 8 banchi da 16 note ognuno, e cambiare qualche funzione con questo tasto setup, ma giusto qualcuna, perché per tutto il resto non funziona assolutamente nulla. E non c'è un software per poterlo programmare, per potergli dire di cambiare ogni funzione da mandare al software che stiamo usando. Certo, lo potremmo fare direttamente dal nostro software, per esempio nel mio caso da Cubase. Io ci ho anche provato a farlo, a programmare tutto Cubase e fargli reinterpretare tutto quello che l'Atom gli manda. Ma a parte che è assolutamente tedioso fare un lavoro del genere, ma comunque non possiamo fare tutto. E poi comunque rimarremo praticamente lì a tirare fuori tutti i santi del mondo per farlo funzionare come vogliamo, e non lo farà comunque. Quindi se stavate pensando di comprarlo e attaccare e suonare ma senza avere Studio One o Ableton Live, a meno che lo vogliate usare solo per le batterie, per i banchi eccetera eccetera, mi sa che dobbiamo trovare delle alternative. Vediamo cosa c'è in giro, va. Di questi pad in giro ormai ce ne sono veramente tanti, alcuni con la tastiera, altri senza. Io ad esempio qui ho la Akai MPK Mini, che ovviamente ha solo 8 pad e chiaramente è anche tastiera. Ma la cosa interessante è che questa ha il software di configurazione e quindi possiamo impostare tutto quello che vogliamo e mandare tutti i segnali, quelli giusti, quelli che a noi interessano, direttamente al nostro software. E la cosa ancora più interessante è che possiamo usarlo con qualsiasi software, con Cubase, con Logic, con FL Studio, con Reaper, con quello che vogliamo, perché c'è un software esterno che comanda tutto e quindi possiamo impostare ogni cosa per poi mandarlo al nostro software. La Akai, per esempio, fa anche l'MPD218, che è tutto pad, quindi ha i 16 pad e non 8, e non ha la tastiera ovviamente, ma anche lì c'è il software di configurazione, quindi possiamo configurare ogni pad come vogliamo e mandare i segnali giusti al nostro software, e anche lì possiamo utilizzarlo su tutti i software che vogliamo e ovviamente sul nostro preferito. L'unica piccola pecca di quell'MPD218 è che so che i vecchi erano migliori dei nuovi, mentre i nuovi sembra che alcuni escano bene, altri escano male, insomma è un po' a caso, bisognerebbe comprare e provare, quello è l'unico difetto. Se invece per voi non è un problema avere la tastiera e solo 8 pad, allora potete andare su questa, perché anche questa, come vi dicevo, ha il software, oppure addirittura andate su questa, la Donner DMK25, la vecchia versione,
perché i pad qui sono veramente molto carini da suonare, hanno veramente una bella dinamica, anche se chiaramente anche qui avete la tastiera e avete solo 8 pad, però possiamo accedere ad altri 8 pad premendo questo tastino qui sopra, pad bank, e quindi avendone altri 8 a disposizione, chiaramente non contemporaneamente, che poi è la stessa cosa che fa anche la Kai premendo il tastino qui sopra pad bank. Anche questa donna adesso ha un software di configurazione e quindi possiamo andare sul computer e impostare tutto quello che vogliamo, anche se poi questa la possiamo programmare anche direttamente da qui, quindi direttamente con i tasti, e fargli fare quello che vogliamo. Volendo potresti andare anche sulla versione Pro, che è anche un pochino più carina esteticamente, però non so per quale motivo il software non la riconosce, quindi dobbiamo fare tutto da qui, altrimenti non riusciamo a programmarla. La Donner poi fa anche una versione tutto pad che si chiama Starry Pad. Ovviamente, essendo solo pad, quella ha 16 pad e immagino che siano gli stessi pad, anche perché non avrebbe molto senso fare dei pad ulteriori da mettere solo su quella. E anche lei ha un software di configurazione che tra l'altro funziona molto bene, perché l'avevo provato sull'altra tastiera, su cui possiamo fare veramente un po' di cose, possiamo cambiare addirittura i colori, possiamo fare un sacco di impostazioni, e tra l'altro è anche più economica di tutte queste. Ce ne sono poi molti altri in giro, a dir la verità, ad esempio la Nectar File Aura, la Kai stessa ne fa tantissimi di altri controller, ma secondo me se volete fare una cosa completa prendetevi Machine Mark 3 Micro, che è praticamente la versione ridotta di Machine Mark 3 normale, senza i display, solo che ha dei pad belli grossi e con una bella sensibilità, e soprattutto ha un bel software dove possiamo veramente impostare di tutto. Anche se però la dinamica che è sull'Atom, la possibilità di avere tutti quei dettagli mentre stiamo suonando, è veramente interessante, solo che chiaramente senza software è un po' complicato, quindi in questo senso secondo me la Machine Mark 3 Micro vince abbastanza. Il massimo poi sarebbe anche usarla con un computer e una scheda audio che ci permettono di abbassare abbastanza le latenze e non avere ritardi quando stiamo suonando. Per esempio, se usassimo la Evo 8 della Audient, che ha delle latenze abbastanza basse, o quella che sapete che a me piace più di tutte, la ID14 della Audient, che tra l'altro ha anche un pochino di polvere. Questa è quella che mi piace più di tutte, ma non necessariamente una Audient, anche volendo anche la Mini Fuse dell'Arturi, è veramente molto carina, le latenze molto basse, e che tra l'altro ha anche una funzione nel software che abbassa ulteriormente le latenze. Non so come lo faccia, ma lo fa. Comunque l'importante è che abbiate una scheda audio, un computer che vi dia la possibilità di avere delle basse latenze, in modo da non farvi venire i nervi tra il lasso di tempo che ci passa tra il premere il pad e il suono che arriva. Quindi, visto che sta arrivando Natale, scegliete voi il vostro regalo. Vi lascio tutti i link qui sotto il video, così scegliete quello che vi piace di più. Nel frattempo che siete lì sotto, date anche una bella botta like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, così noi ci vediamo anche la prossima volta. Ciao da Red.